Ieri sera Sonia Bruganelli è stata eliminata da Ballando con le Stelle, ma non sembrava particolarmente dispiaciuta. In una diretta Instagram, aveva già accennato all'idea di ritirarsi. Ora che è eliminata e potrebbe essere ripescata nella prossima puntata, ha chiesto ai suoi follower di non sentirsi obbligati a votarla per farla tornare in gara. Ha dichiarato: "Ieri siamo stati eliminati io e Carlo, abbiamo visto quasi tutta la puntata dal tavolino. Sono successe tantissime cose, grazie perché ci avete fatto arrivare fino alla nona puntata, è finita, ma non è finita del tutto perché ci sarà il ripescaggio, quindi balleremo anche questa settimana. Credo che a Ballando non si venga eliminati, si esce distrutti. Gli altri concorrenti non sono stati eliminati ma sono morti." Ha espresso gratitudine per il supporto ricevuto, ma ha anche sottolineato che la gente non si deve sentire obbligata a votarla. Il messaggio è stato chiaro anche nel suo post su Instagram. "Godetevi solo il nostro ballo, un appello che suggerisce di non votarla." Recentemente, Sonia aveva condiviso le sue riflessioni sui social, esprimendo la sua mancanza di passione per il ballo e la frustrazione per il fatto che il suo impegno non fosse riconosciuto. Si è chiesta quale fosse il senso di continuare a sforzarsi se alla fine la invitano per parlare di altri argomenti. Ha anche notato una mancanza di supporto e di riconoscimento rispetto agli altri concorrenti, che sembrano ricevere più incoraggiamenti. Sonia ha osservato di sentirsi meno motivata rispetto agli altri concorrenti più giovani e preparati. Ha affermato: "Avessi partecipato lo scorso anno sarei stata fra le più giovani, quest'anno sono fra le più grandi." Ha concluso il suo sfogo dichiarando di non avere la forza di ritirarsi, ma di necessitare del sostegno del pubblico, lasciando intendere che prenderà una decisione nei prossimi giorni. Insomma, la sua partecipazione a Ballando con le Stelle è diventata fonte di frustrazione e riflessione, con Sonia che sta ponderando seriamente il suo futuro nel programma.